è la vera posta in gioco nelle elezioni comunali di Roma? Come si schiereranno i poteri forti della capitale nella scelta tra Virginia Raggi e Roberto Giachetti? Sono tre le grandi partite aperte sul futuro di Roma: Acea, Vaticano e Olimpiadi, e sono questioni che valgono miliardi di euro. Come la pensano su queste questioni Raggi e Giachetti? E da che parte si schiererà chi conta davvero a Roma? Prima partita, il futuro di Acea, l'azienda comunale che gestisce acqua ed energia non solo a Roma ma anche in Toscana. È un colosso da 3 miliardi di euro quotato in borsa. Il 15% della società è di Francesco Gaetano Caltagirone, il più potente costruttore romano. Dal 2014 la dia Alberto Irace, un uomo di fiducia di Matteo Renzi. Prima di arrivare ad Acea, Irace era amministratore di Publiacque, la società idrica del comune di Firenze, proprio quando il sindaco era Renzi. Il 24 maggio Publiacque è divenuta famosa in tutta Italia per questa scena: la frana dell'asfalto davanti al fiume Arno per la perdita da una conduttura sotterranea. Raggi, durante la campagna elettorale, ha promesso un profondo cambiamento di Acea. Di sicuro una cosa che faremo sarà cambiare il management, di sicuro inizieremo a fare investimenti sulle reti, cosa che sino ad oggi Acea non ha mai fatto, perché lì anche l'azionista di maggioranza, cioè noi, facciamo gli interessi dei privati. Il giorno dopo le dichiarazioni della Raggi, negli ambienti dell'alta finanza viene diffusa questa nota riservata in cui un'importante società di analisi finanziaria consiglia di non acquistare le azioni Acea proprio a causa delle affermazioni del Movimento 5 Stelle. Riteniamo che il rischio elezioni stia aumentando. Il rischio elezioni. La conseguenza? Il titolo crolla in borsa. La finanza prende posizione nelle elezioni romane. È molto chiara la cosa. Queste cinque righe dicono downgrade, cioè abbassamento. E a causa del rischio legato alle elezioni sulla capitale si abbassa praticamente il giudizio sul titolo. Il valore del titolo è effettivamente sceso. C'è stata una movimentazione di borsa a seguito delle dichiarazioni anche della candidata sindaco. Esiste un accordo tra Renzi e Francesco Gaetano Caltagirone? Certamente c'era un accordo sulla nomina di Irace che è stato votato all'unanimità, quindi è gradito praticamente agli azionisti. Quindi se il Movimento 5 Stelle deciderà di rimuoverlo, farà saltare il consenso che c'era attorno alla figura. Normale dunque che il candidato del PD, Giachetti, prenda posizione in difesa dell'attuale assetto di Acea, benedetto da Renzi e Caltagirone. Ma che bisogna fare sull'Acea? Dobbiamo fare qualcosa sull'Acea? L'Acea sta andando benissimo. Dunque il primo potere forte, quello di Acea, sta nettamente con Giachetti. Seconda questione, gli immobili del Vaticano. A Roma la Chiesa spesso non paga tasse e utenze, sottraendo alle casse del comune una montagna di soldi, 404 milioni di euro. Sono esentasse anche immobili come questi, veri e propri alberghi in cui una camera si paga a peso d'oro. Era la doppia, a un prezzo di 128 euro più 4 euro di tasse, soggiorno, se arriviamo a 136. Tutte le camere doppie vengono 128 euro a notte. Poi c'è il caso della Pontificia Università Gregoriana, che ha sede nel centro di Roma. Non ha mai pagato un euro di tassa sulla spazzatura. La Gabbia è andata a chiedere come sia possibile al rettore François Dumortier. Lei ha guidato l'Università Pontificia Gregoriana per 6 anni, sì, giusto? Sì. Posso chiedere perché non avete mai pagato la tassa sui rifiuti al Comune di Roma? Non posso dire. Non me lo può dire? Perché? Perché meglio tutti i documenti sono gestiti da altre persone. Da altre persone, no, perché le altre università, quelle pubbliche, pagano, no? E invece la Pontificia Università Gregoriana no. C'è un contenzioso di 600.000 euro. Come funzionava? Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Un altro giorno. Raggi propone di recuperare questi soldi per destinarli alla spesa sociale. Giachetti sul tema invece è rimasto in religioso silenzio. Terza questione, le Olimpiadi. Roma è candidata a ospitarle nel 2024, una partita che potrebbe costarci 5,3 miliardi di euro di fondi pubblici. Il presidente del CONI Malagò, insieme a quello del comitato promotore Montezemolo, vogliono costruire il villaggio olimpico in un terreno in concessione a Francesco Gaetano Caltagirone, sempre lui. La società Francesco Gaetano Caltagirone è la concessionaria di tutto ciò che avviene all'interno dei 600 ettari di Tor Vergata. Cioè qualsiasi cosa si costruisca qui
la deve costruire, ha il diritto di costruirla Caltagirone. Certo, per contratto. Per le imprese legate al gruppo Caltagirone ci sarà lavoro a non finire, questo sì, perché qui si parla che verrà la costruzione di 15.000 alloggi per gli atleti e per tutti gli staff. Presidente, buongiorno. Oh, che è successo? Senta, la scelta della zona di Tor Vergata per il villaggio olimpico non rischia di essere un regalo a Francesco Gaetano Caltagirone? No, ma una questo zona dove c'è già un'incompiuta come le Vele di Calatrava. A maggior ragione va finito. Buongiorno, ma questa è una scelta. Non è contento Caltagirone dal suo punto di vista? Proprio il più forte tra i poteri forti romani. Sì, io voglio, a me interessa fare le Olimpiadi. Poi senta, resto, non rischiamo di fare la stessa basso, fine di Italia 90? Abbiamo pagato l'ultima rata proprio ora? Sì. Era proprio lei, Presidente. È stato il più grande successo sportivo degli ultimi anni. Beh, 7.000 miliardi di lire. Raggi ha definito l'ipotesi di realizzare le Olimpiadi a Roma criminale. Giachetti invece ha parlato di una straordinaria opportunità per la città. Chi sosterrà secondo voi Caltagirone al ballottaggio? Non è un caso forse se il Messaggero, quotidiano di proprietà del costruttore, difende in tutti i modi le Olimpiadi, facendo scendere in campo persino il capitano, Francesco Totti, il calciatore più amato dai romani.